Papos, mi era mancato questo format. I miei video della serie Perché odio Tizio Caio barra la tale cosa nascono innanzitutto come provocazione, ma essenzialmente sono dei video in cui io parlo di quanto effettivamente mi piacciono queste cose che dico di odiare, o meglio di quanto io sia combattuta al riguardo. Siccome ho appena avuto una conversazione molto interessante con una mia amica, ciao Elvi, riguardo al film Un giorno di pioggia a New York e di conseguenza anche alla carriera di Woody Allen, ho pensato di riesumare questo vecchio formato di video per esprimere il mio problema con questo regista. Non ho assolutamente intenzione di tirare fuori la sua vita personale, e non perché non mi importi, perché è controversa e problematica, ma non è questo il motivo per cui mi sono veramente stufata del fatto che ogni benedetto anno esca un film di Woody Allen. Non ho messo questa maglia apposta, ce l'avevo già stamattina, però ci sta bene. Hai presente quelle persone che vedi una volta al 100, ma che tutte le volte ti dicono la stessa identica cosa, ti raccontano lo stesso identico aneddoto, ti parlano dello stesso benedetto artista che adorano ed essenzialmente ti rompe le palle con la sua monotonia? Ecco, this is Woody Allen, ladies and gentlemen. Un regista di grande talento, di grande stile, con un ottimo occhio, un'ottima estetica e uno stile coerente. Nel senso che è un tipo di regista un po' come Wes Anderson. Vedi una scena anche a caso e sai dire: ah cavolo, questo è un film di Woody Allen. Lo capisci dal tono, lo capisci dalla luce, lo capisci da come fa muovere gli attori. Ha un'impronta registica molto molto forte. È un pregio? È un difetto? È assolutamente un pregio. È bello poter essere distinguibili da tutti gli altri. Il punto è che un forte stile registico associato ad un contenuto veramente povero produce un film povero. Un giorno di pioggia a New York ha come protagonista un ragazzo di nome Gatsby che frequenta il college, ha una fidanzata molto carina, che è riuscito a ottenere un'intervista con un grande regista. E i due decidono di andare insieme a New York a passare un romantico weekend in seguito appunto a questa intervista. Solo che lei rimane coinvolta in una spirale di eventi con sceneggiatori, registi e attori di grande fama, e lui, invece di stare lì a fare il palo ad aspettarla, va in giro per New York e si innamora della città e riallaccia i rapporti con una sua nemica dei tempi della scuola. Io non so se hai visto To Run With Love, penso che sia uscito ormai una decina di anni fa, un altro film di Woody Allen in cui questa ragazza incontra casualmente un attore famoso e rimane invischiata in questa spirale di eventi che la allontana dal suo amato, penso fosse il marito. O si erano appena sposati o erano comunque fidanzati. Comunque, mentre lui è lì a non fare il palo, se ne trova un'altra e lei rimane attaccata al tram. È esattamente la stessa identica storia, è proprio uguale, solo che invece di Antonio Albanese c'è Liv Schreiber. Questo riciclo di trama mi ha dato fastidio? Me. Sì. Ma non è l'unico motivo per cui questo film mi è sembrato veramente una pugnetta. Run With Love è un film a episodi, ci sono tante storie brevi dentro, quindi ha senso che magari Woody Allen abbia voluto approfondire e allungare una di queste storie ambientandola da un'altra parte, perché se c'è una cosa che sa fare Woody Allen è farti sentire la magia di una città. Ma penso comunque che avrebbe potuto magari, non so, invertire i ruoli, fare che fosse lui a venire rapito dalla fama, potevano venirsi a creare delle situazioni diverse. Invece no, la decisione è stata di rendere i due personaggi ancora più insopportabili. Lei è interpretata da Elle Fanning, che io trovo sempre deliziosa. Il peccato è che questa tipa sia una completa demente. C'è una scena in cui lei incontra un attore e lui le chiede: ah ciao, come ti chiami? E lei lo deve leggere sulla patente perché non le viene. Io mi sono sentita umiliata, mi sono sentita male per lei, un personaggio talmente stupido da non essere nemmeno divertente, era solo imbarazzante. Cioè, ci sono modi e modi di essere goffi, e sappiamo che Woody Allen c'ha da fare con i personaggi goffi,
ma questa qua è oltre, cioè è oltre ogni limite del concepibile. Cioè, viene da chiedersi perché questa tipa non vada in giro con un assistente sociale, perché ne ha bisogno. Ma se c'è un'altra cosa che abbiamo capito bene della filosofia di Woody Allen è che secondo lui comunque le donne si dividono in due tipi, le svampite e le tizie intelligenti che però sono molto spinose e difficili da avvicinare, ma che irrimediabilmente si innamorano di Woody Allen oppure del personaggio in cui Woody Allen si rispecchia. Perché il personaggio interpretato da Timothée Chalamet in Un giorno di pioggia a New York è palesemente Woody Allen. Cioè, Woody Allen si è reso conto di essere troppo vecchio per recitare in un film in cui la sua fidanzata è Elle Fanning. Magari voleva farlo, ma i suoi produttori gli hanno detto visti i tuoi trascorsi forse è meglio di no. Quindi ha scritto il personaggio di Gatsby e gli ha dato le sue idiosincrasie, i suoi movimenti, la sua strana parlantina, la sua passione per la musica alla Cole Porter. Sì, Woody Allen, l'abbiamo capito che ti piace Cole Porter! Ed essenzialmente abbiamo ottenuto come risultato la solita fanfiction sulla vita di Woody Allen, in cui lui sta con una tizia idiota che si perde per strada e lui nel frattempo incontra una ragazza fantastica, molto più intelligente, un po' acida, ma che comunque si innamora perdutamente di lui. C'è una parola per definire questo tipo di opera d'arte ed è masturbatoria. Uno dei motivi per cui avevo avuto dei problemi con C'era una volta ad Hollywood, l'ultimo di Tarantino, era che non ero riuscita a trovarci parecchi degli elementi stilistici e di contenuto che mi avevano sempre fatto piacere Tarantino. Che mi hanno sempre fatto piacere Tarantino, perché tuttora mi piace. E ora che ho rivisto C'era una volta ad Hollywood mi è piaciuto di più. Nelle opere di Woody Allen è sempre molto facile trovare degli elementi in comune, appunto sempre questo classico protagonista un po' impacciato ma comunque charmant. Non so come l'ho detto, sembrava un attacco di sinusite. Il look dei personaggi di Woody Allen è sempre impeccabile, delle location sempre stupende, la luce sempre magica. In questo film ho avuto dei problemi con la luce perché è ambientato in un giorno di pioggia, ma nella maggior parte delle scene si vede tantissimo che sono girati in un giorno di sole usando dei tubi per far piovere. Molto probabilmente era intenzionale per dare ad intendere che a New York è tutto un po' un costrutto, o almeno quando hai a che fare con certe persone, con certi ambienti sociali, stai avendo a che fare con delle cose che non sono vere. Ma mi sembra un po' troppo contorto come ragionamento. È una giustificazione che do io, perché su queste cose mi ci faccio le pippe mentali tantissimo. Ma ho trovato che la luce fosse sbagliata in molti, molti momenti. Un'altra cosa super caratteristica di Woody Allen è il suo senso dell'umorismo. In questo film ci sono un sacco di scenette veramente, veramente lunghe, che si concludono con una battutina che ti lascia un attimo così. La scena si chiude, si passa in un'altra scena e tu rimani lì a pensare all'idiozia che hanno appena detto, solitamente che ha detto Elle Fanning perché dice un sacco di cazzate in questo film, e ti chiedi ma era una battuta? Dovevo ridere? Ho fatto questa cosa per tutto il film, perché la maggior parte di quelle che dovevano essere battute mi sono sembrate veramente pessime. Io non lo so se è un senso dell'umorismo corrotto, ma le uniche scene che dovevano essere divertenti sono quelle in cui si parla di quanto sia stupida Elle Fanning, e a me onestamente le persone stupide e ignoranti non fanno molto ridere. Cioè, lei fa degli sfondoni, tipo dire che Kurosawa è cinema europeo, ma subito dopo si corregge e cerca di giustificarsi arrampicandosi sugli specchi, e mi ha fatto solo pietà. Mi ha fatto tanta tanta pena, non mi fa ridere. Un'altra cosa che dovrebbe far ridere e che in realtà è umiliante è tutto questo teatrino riguardo ad un amico di Gatsby che si dovrebbe sposare con questa ragazza, ma forse non vuole più farlo perché lei ride male. E cosa c'è di divertente nel prendere in giro una persona per come ride? Cioè, sarà una cosa che mi tocca personalmente, perché per anni non ho sorriso perché la gente mi diceva che avevo i denti storti, ed è vero, ho i denti storti, ma sorridere e ridere sono cose belle. Perché devo privarmi della gioia
solo perché a qualcun altro non fa piacere esteticamente o sonoramente il modo in cui io mi diverto. Cioè, vaffanculo, girati se ti do fastidio, tappati le orecchie se non ti piace come rido. Cioè, essenzialmente questo film è bullismo e slut shaming contro le tre donne bionde che ci sono nella storia. C'è un'altra bionda, che è una escort che viene ingaggiata da Gatsby per andare ad una festa organizzata dai suoi genitori e per inserire una scena che dovrebbe essere toccante, perché in occasione di questa festa Gatsby scopre che sua madre era una prostituta. Ma come tutto il resto mi è sembrato un siparietto chiuso in se stesso ed essenzialmente inutile, spacciato per un approfondimento del personaggio. Perché in teoria le umili origini della madre dovrebbero giustificare le tendenze ribelli che Gatsby ha. Tendenze ribelli che lo portano a giocare a poker e fare scommesse, cioè essenzialmente la sua unica passione è il gioco d'azzardo. La dipendenza da gioco d'azzardo è una malattia e non è divertente parlarne. E soprattutto mi sembra buttare benzina sul fuoco il fatto che questo ragazzo ricco scommetta un sacco di soldi a poker, eccetera, e comunque riesca a tornare a casa con una valanga di soldi in più. Cioè, sono cose che me l'hanno reso ancora più lontano, a differenza del protagonista di Midnight in Paris. Io mi sento molto affine al personaggio di Owen Wilson in quel film, che per me è stato l'ultimo bello di Woody Allen. Per me si sarebbe dovuto fermare lì, dire ok raga, buona, questa è la fine della mia carriera, mi prendo il mio Oscar e vado a casa. Midnight in Paris, tolta la parte orrenda del personaggio di Rachel McAdams, fidanzata bionda e superficiale, che sta con il protagonista ma è ovviamente palesemente interessata ad un altro uomo, che palle questa cosa! Perché deve sempre inserire questo elemento? Mi dà fastidio, perché ci deve sempre essere la fidanzata bionda fedifraga? Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah, tolto il personaggio di Rachel McAdams, tutta la parte relativa all'arte, agli anni venti, al mal du siècle, al sentirsi a disagio nel proprio momento storico e voler vivere in un altro. Sono bellissime le scene a Parigi negli anni venti, sono divertenti i momenti in cui incontri personaggi storici, fa troppo ridere. Da lì trovo un immenso omaggio all'amore per l'arte. In sostanza, l'odio menzionato nel titolo di questo video non è esattamente un "ah, malnaggia te Woody Allen, non ti sopporto", è più un "basta Woody Allen, sei anziano, sei stanco, sei prosciugato, sei", non voglio dire sei vuoto dentro perché è una cosa brutta da dire, però visto che i tuoi ultimi film stanno letteralmente ripetendo storie e situazioni che hai già affrontato 200 milioni di volte, non ti sembra il momento di fare basta e fare in modo che la tua filmografia sia splendida? Perché lui ha fatto film veramente veramente belli, ma penso che nella carriera di qualunque artista debba arrivare il momento in cui guardi in faccia la realtà, non guardi l'assegno che ti sta porgendo una major e dici: tutto quello che dovevo raccontare l'ho raccontato. Gli attori con cui volevo lavorare, ci ho lavorato. I posti in cui volevo girare, ci ho girato. Adesso mi riposo. Mi sdraio sul mio enorme letto di soldi e sto tranquillo. Perché io ci scommetto che l'anno prossimo uscirà un suo nuovo film e sarà uguale a Magic in the Moonlight, o sarà uguale a Blue Jasmine, o sarà uguale a Manhattan, o sarà uguale a Io Annie, perché essenzialmente tutti i suoi film sono Io Annie. Però vi ricordate quanto Io Annie è diverso dal Dittatore dello Stato Libero di Bananas? Perché io ci ho fatto caso e mi manca quel periodo di Woody Allen in cui tu vedevi due film che non avevano praticamente niente in comune, però riconoscevi l'umorismo, lo stile, la regia di Woody Allen. In sostanza, non guardare Un giorno di pioggia a New York, è una gran noia. That's it, Bapos, grazie per aver visto questa recensioncina, ti lascio qua intorno tutte le cose da cliccare. Ricordati di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto, quello di Tony che fa recensioni
di guardare i video che ho fatto in quest'ultimo periodo e non dimenticarti mai di portarti dietro un ombrello. Love you, bye!